Maschilista, secondo il mio punto di vista, ci sono solo due personaggi, donne,
Non voglio spoilerare, comincio ad avere dei dubbi
questo argomento, non so se mi sto spiegando, forse si potrebbe affrontare in maniera più naturale, senza bisogno di creare ogni volta un come vi posso dire, sarebbe bello, mi piacerebbe vedere un film in cui, una serie in cui un personaggio queer o semplicemente senza dover sempre arrivare al punto in cui ha problemi a rivelarlo oppure lo scopre nella serie, non è già così, perché questa ragazza è semplicemente così, ma si rende conto che è così durante la serie TV e questa è una cosa preparata, secondo me sarebbe molto più bello semplicemente che già dentro la serie questa ragazza o questo ragazzo indifferente, questa persona fosse già così e non che lo scoprisse durante la serie, non so, mi sa di forzato, magari sbaglio assolutamente, ma siccome praticamente in tutte le serie TV e i film ci sono questi personaggi, si rendono conto di loro stessi proprio nel momento in cui si parla di questa storia, mi sembra poco naturale. Spero di essermi spiegata, me lo auguro, lungi da me dire che non si debba parlare di queste cose che sono assolutamente normali, che bisogna sempre fare attenzione a come si parla. Ultima, però è molto carina, l'ho guardata con piacere, ma è sicuramente sesta stagione o la quinta, mi sfugge, e è finita con la sesta stagione che io, ragazzi, vi giuro, anche qui hanno allungato il brodo. Chi non sa che cos'è Lucifer? Lucifer è Lucifero, quindi un angelo mandato all'inferno da Dio, e si trova sulla terra. Aiuta un detective nella squadra omicidi, ma ve l'ho proprio accorciata. E lui, vabbè, non parliamo dell'attore. E dunque, hanno allungato il brodo, oppure qui non vedevo l'ora che finisse perché l'hanno allungata davvero tanto. E arrivati alla fine della sesta stagione, senza spoiler, io, ragazzi, ho proprio bisogno della fine delle cose. Non so, proprio ne sento la necessità. E poco prima della fine, io vi giuro, ero proprio incavolata perché non mi stava piacendo affatto la fine, la svolta finale. Ero delusissima, ma proprio dico, ma insomma, 5-6 stagioni quante sono, ma puoi fare sta roba? E insomma, alla fine no, invece mi è piaciuta la conclusione, non avrei concluso così, secondo me sono stati un po' frettolosi. Diciamo, la storia è stata tirata un po' per le lunghe e la chiusura finale è stata da rapida, secondo il mio punto di vista, però bello, in sostanza mi è piaciuta, non come le prime stagioni, niente a che fare, però è un peccato perché penso che
situazione a fine sensati. Per Dark dire sensati è un po', insomma, bella tosta la trama di Dark, però ecco, spero di non aver parlato troppo veloce perché avevo tantissime cose da dire. Guardato anche molti film.